era una ragazza dolcissima, molto bella e anche con un carattere capace di difendere le proprie prerogative di donna, anche se molto giovane. Ecco, questo ricordo che ho di una compagna assolutamente brava, gentile, disponibile e bella. Era appunto l'anno 1956 e ricordo che il mattino in cui dovevamo recarci a scuola per gli iscritti, mia madre mi disse: hanno ammazzato la tua compagna di scuola, Graziella Recupero. Sono rimasto intontito, letteralmente. Credevo di svenire, pur essendo molto giovane, perché avevo anch'io 18 anni e a quell'età la prospettiva della morte è molto lontana, non si capiva neppure. Non so se lavorava in me l'incoscienza di ciò che era accaduto, come per respingere ciò che il fatto in sé, o se lavorava una coscienza matura dell'ineluttabile. Probabilmente lavoravano una cosa e l'altra.